L'ultimo disperso è stato trovato questa mattina a Collinaia, uno dei quartieri più colpiti dall'alluvione. Ad individuare la zona dove si trovava il corpo senza vita di Gianfranco Rampucci, 67 anni, sono stati i cani dei Vigili del Fuoco, a ridosso del rio Popogna, un'area interamente sommersa dal fango. In queste ore si cerca di capire come possa essere accaduto tutto questo. A Livorno fatti simili nessuno li ricorda. Sabato notte la pioggia ha ingrossato il fiume Ardenza e gli affluenti. Sulle colline vicino Livorno frane e smottamenti e a valle il fiume è ostruito da alberi, massi, detriti. Addirittura in zona Ardenza il fango fa fatica a sfociare in mare perché la sopraelevata costruita sul letto del fiume fa da muro, da tappo. E allora, in pochi minuti, detriti e fango raggiungono e travolgono tutte le case intorno. In questo villino, dove ha perso la vita un anziano, il fiume ha letteralmente staccato il tetto della casa e ha abbattuto questo muro di recinzione. Scelte urbanistiche sbagliate, norme non rispettate, saranno gli esperti e la magistratura a fare chiarezza. Il nostro lavoro è vedere se la casa è stabile, quindi dare sicurezza al cittadino per poter rientrare. Poi le altre valutazioni dovute a, diciamo, la locazione degli edifici, sarà cura di altri verificare se le case sono o non sono idonee a stare in quei luoghi in cui sono state costruite. Ecco, questa è l'unica cosa. Da oggi è iniziata la conta dei danni. Una prima stima fatta dal comune di Livorno supera il miliardo di euro. In ginocchio le coltivazioni, uliveti e frutteti spazzati via. L'unica nota positiva in questo mare di fango è la risposta straordinaria di chi da sabato notte si è rimboccato le maniche. Tantissimi ragazzi nella tragedia, i livornesi hanno risposto con la solidarietà. Abbiamo chiesto se avevano bisogno di aiuto e siamo venuti qui.